Allora, volevo chiamare Andrea Santoro, l'uomo delle primarie, come è stato descritto, che invece ha coraggiosamente portato avanti un'idea di coworking nel municipio qui attiguo, ce ne vuoi parlare? Sì, buonasera a tutti. Intanto ringrazio per l'invito perché poi condividere queste esperienze, condividere queste informazioni ci fa sentire un po' meno soli anche quando dobbiamo provare a organizzare queste iniziative e a far passare anche queste iniziative che non sono scontate in una città sorniona come Roma. In una città che a volte è veramente pesante, è una reattività davvero, davvero lenta, quindi diciamo, ritrovarsi e come dire, ascoltare le testimonianze di Giulia, di Tommaso, insomma, che hanno in qualche modo dimostrato in maniera molto semplice ed efficace anche che queste cose è possibile realizzarle, come dire, aiuta in qualche modo ad andare avanti. Che cosa abbiamo fatto nel municipio? Accanto, come si dice, nel municipio 9. Abbiamo fatto una cosa molto semplice da un lato, e abbiamo una scuola, un'ex scuola media, perché poi ci sono alcuni quartieri del municipio 9, dell'Euro, insomma, dove la popolazione sta crescendo di età, quindi automaticamente si stanno svuotando questi edifici scolastici che tra l'altro sono realizzati anche abbastanza bene perché c'è stato un periodo dove questi edifici erano realizzati, gli edifici scolastici erano realizzati bene. E abbiamo pensato di fare questo bando proprio per allestire in 300 metri quadrati di questo edificio scolastico una serie di postazioni co-working che abbiamo chiamato combinazione creativa, dedicati quasi esclusivamente, se non esclusivamente, alla comunicazione visiva, alle arti. E la cosa interessante, o almeno che per me è interessante, e che abbiamo voluto destinare questi spazi non soltanto a queste esperienze di coworking, ma in questo bando abbiamo scritto che chi sarebbe andato a gestire in qualche modo questo coworking avrebbe dovuto dare in cambio all'amministrazione municipale servizi, anche servizi di comunicazione. I municipi che hanno pochissime risorse a disposizione non possono avere un ufficio comunicazione, non hanno banalmente dei grafici, non hanno dei montatori video. E invece ovviamente diciamo in quest'epoca è fondamentale e non hanno neanche più le risorse o forse non le hanno mai avute o prima c'erano per poterlo fare, quindi abbiamo cercato di mettere insieme questi due aspetti, cioè le postazioni a prezzi assolutamente, qualcuno ha detto forse eccessivamente calmierati per chi vuole andare a lavorare in questo luogo condiviso e in cambio anche una piccola parte di servizi per l'amministrazione. Ora è stato fatto il bando, in queste settimane c'è diciamo, la commissione che sta decidendo e sta valutando i vari progetti e io penso che in qualche modo per un'amministrazione, per la rigenerazione urbana sia un po' in qualche modo una chiave, perché se noi continuiamo a pensare che dopo che questa città è stata munta come una vacca, diciamo, negli ultimi 30 anni, dove non c'è più un centesimo a disposizione, dove le idee sono quasi ferme e soprattutto all'interno delle amministrazioni le idee sono ferme, noi dobbiamo avere un po' di coraggio e quando parlo di coraggio significa nei confronti della politica, tendenzialmente marchettara, scusatemi il termine, quando si parla di spazi pubblici, cioè era sempre l'assegnazione agli amici degli amici per finte associazioni culturali che non producevano nulla. E poi un'amministrazione in qualche modo lenta nel cogliere queste esigenze, perché poi quando un ragazzo ha 22 anni, 23 anni, 24 anni si vuole provare a fare impresa e non ha la possibilità di poter affittarsi un locale commerciale a 7, 800, 900 euro al mese, è un problema. Sarà perché ci sono passato anch'io, diciamo. E dare la possibilità di utilizzare gli spazi pubblici per fare questo, secondo me, può essere una buona soluzione. Ora è chiaro che serve molto, ripeto, molto coraggio, serve molta determinazione perché Marta lo diceva prima, gli spazi pubblici
non sono tantissimi, ma ci sono. Esperienze come queste possono essere moltiplicate, e si diceva sarebbe l'ideale farne uno a municipio. Io credo che per una città eterogenea come Roma si debba anche in qualche modo far atterrare un'esperienza di questo tipo in quei municipi e cercare di lavorare sulla vocazione in qualche modo anche di quei municipi, perché l'altra iniziativa che stiamo facendo proprio con Marta è quella ad esempio dei casali. Il municipio 9, oltre l'Eur, il Torino e bla bla bla, c'è una gran parte di agro romano dove ci sono grandi aziende agricole che producono, micro aziende agricole che producono, e stiamo facendo un progetto e a settembre incrociamo le dita, stiamo provando a far partire questo bando dove uno di questi casali sarà destinato proprio a start-up che in qualche modo vogliono favorire l'economia locale legata alla valorizzazione della terra, questo altro fenomeno sconosciuto in questa epoca, che in realtà invece può diventare una grande risorsa economica e una grande opportunità di lavoro per tantissime persone, per tantissimi ragazzi. Quindi per questo io credo che, come dire, le possibilità ci siano. Indubbiamente ci sono generazioni oggi che sono pronte anche a investire, a sperimentare, a rischiare anche, perché l'esperienza di Tommaso, come dire, è stata, ha avuto il coraggio di rischiare, cosa che questa città e forse qualcuno che ancora sta all'interno delle istituzioni continua a pensare che stiamo negli anni 80. Gli anni 80 sono finiti da un bel po'. E penso che si debba stimolare e si debba aiutare questo. Incontreremo, a differenza di altre città, e quando si dice si fa sempre riferimento su Milano, a Roma incontreremo sicuramente delle resistenze culturali in questo. Incontreremo una parcellizzazione anche delle esperienze, perché Roma ha sempre questa abitudine nel considerare il mio progetto migliore del tuo a prescindere, quindi devo vincere io. Però alla fine, siccome ci sono anche queste grandi opportunità anche relative ai fondi europei e dove vince chi sta insieme, non vince chi si divide, e l'esperienza del coworking è per eccellenza, diciamo, lo stare insieme. Secondo me queste esperienze legate, messe insieme, messe in rete, e dove si decida di andare finalmente in quella direzione, può essere, secondo me, premiata. Chiudo, come dire, facendo una battuta, anche siccome si parla di spazi, di luoghi, ad esempio come questo, io credo che si sta facendo il censimento del patrimonio pubblico, e si racconta ogni tanto di scelte che si devono fare sul patrimonio pubblico, si utilizza per fare questo, si utilizza per fare quest'altro. Io, come dire, esattamente un anno fa, diciamo, facevo una campagna elettorale dove dicevo: per me oggi tutto il patrimonio pubblico, ma tutto senza esclusione, deve andare in quella direzione, cioè nella sperimentazione di nuove forme di lavoro, nella sperimentazione di esperienze di coworking, di start-up, perché questo è il problema, perché se usciamo da questo posto in cui fermiamo la prima persona che attraversa la strada, dentro la sua famiglia c'è un problema che in realtà può diventare un'opportunità grandissima. C'è una generazione di amministratori che, secondo me, in qualche modo se regge a questa città, se resiste a questa città, secondo me può mettere in campo una serie di belle iniziative, e questa giornata, secondo me, come dire, dà fiducia anche a questi amministratori che, nonostante tante cose, provano a fare queste esperienze.